Si è svolta ieri sera, sabato 6 luglio, nell'incantevole e suggestiva cornice del Parco Nazionale Archeologico di Egnazia, la prima serata fasanese della rassegna di teatro antico Ad Teatrum. Per il primo appuntamento, la direzione artistica ha scelto un grande personaggio classico, sviscerato in un monologo interpretato e diretto da Paolo Panaro, I viaggi di Ulisse. Una delle storie più famose del mondo medico, quella di Ulisse, che si finge pazzo per non partire nella guerra, quella di Troia, e che, finita la battaglia, impiegherà 20 anni per ritornare a casa, sfidando 1000 peripezie e l'ira degli stessi dei. Prima della sua appassionante interpretazione, abbiamo posto alcune domande a Paolo Panaro. Paolo Panaro, questa sera il viaggio di Ulisse non si conclude a Itaca, si conclude qui a Egnazia. È il luogo più adeguato nei dintorni, perché è questa città che ha 2500 anni, questa storia che ha più di 2500 anni trova la sua cornice ideale. È la storia di un viaggio, di un uomo che ha girato per il Mediterraneo, certo qui non è venuto, però ha girato un Mediterraneo che era legato dal mare, e che era un mondo misterioso, il far west del passato, e quindi Ulisse ha girato questo mondo forse quando qui non c'era proprio nulla, e questo rende il viaggio di Ulisse uno dei viaggi più belli del mondo, della storia dell'uomo. E il simbolo più interessante dell'uomo, così come è stato visto dopo la caduta dell'impero romano, dopo la caduta dei greci, quindi diciamo il simbolo dell'uomo contemporaneo. Per un attore recitare in un luogo così ricco di storia aiuta? Sì, aiuta molto, perché ovviamente anche l'interprete, in questo caso io, è suggestionato dal posto dove va a raccontare questa storia. Sentire che sotto i piedi c'è una vita addormentata da 3 secoli, 3 millenni, è emozionante. Era stato predetto che dall'unione fra quella ninfa e il padre Zeus sarebbe nato un figlio più potente del padre. Ora Zeus, che non voleva conoscere la vecchiaia, come purtroppo capita a noi mortali, decise di risolvere il problema come da sempre fanno gli dèi, scaricandolo su noi mortali. E così decise che quella ninfa sarebbe andata in sposa a un nobile mortale, il principe re Peleo. Le nozze furono celebrate sulle vette dei monti, a mezzanotte, al lume della luna piena, lì, sulla vetta del Peleo, perché è in cima ai monti che le distanze fra gli dèi e gli uomini diventano sottili. Ora, mentre la festa nuziale era al meglio, la presenza di tutti gli dèi, venne non invitata Eris, la dea della discordia, che gettò al centro del banchetto una mela d'oro. Peleo, lo sposo, la prese e sopra vi era scritto: alla più bella del banchetto. Ora, a quel banchetto c'erano, tra le altre, almeno 3 dee convinte di meritare quel premio. Era la moglie di Zeus, la pallida Atena, la dea dell'intelligenza e della abilità manuale, Afrodite, la dea dell'amore. Chi mai fra quei presenti avrebbe avuto il coraggio di scegliere quale di queste 3 dee fosse la più bella? Sarà un mortale a stabilirlo, affermò Zeus levandosi da ogni impiccio.